Un saluto agli amici di Mythical Snake. Allora, ragazzi, domenica scorsa vi avevo portato l'unboxing sia del Google Chromecast, che potete vedere qua alle mie spalle, e sia del Google Home. Però in quel video volevo integrare la fase di configurazione, ma non l'ho fatto perché altrimenti il video sarebbe stato troppo lungo. Quindi benvenuti in questa seconda parte e vi farò vedere un po' come funziona la configurazione. Quindi direi di non perdere altro tempo e di partire subito dopo la sigla. Ragazzi, eccoci qua. Allora, ho scaricato già l'applicazione Google Home che potete vedere qua sul mio dispositivo, nella parte alta a destra. Non so se la fotocamera riesce a mettere a fuoco. Intanto vi ho liberato il cavetto del microfono, altrimenti non posso avvicinare il dispositivo. Allora, apriamo intanto l'app di Google Home e andiamo a configurare i due dispositivi. Allora, io prima di fare questa operazione, ovviamente io già l'avevo configurata, però non nascondo che avevo incontrato alcuni problemi sulla rete aziendale qui dove mi trovo in questo momento. Allora, partiamo subito e iniziamo subito a configurare. Quindi sto facendo questa furbata e ho messo il mio Nexus 5X che sta qua a terra alle mie spalle come hotspot, proprio in modo da poter eseguire la configurazione. Quindi, ok. Facciamo subito la configurazione e vediamo un po' quali sono i dispositivi che andrà a rilevare. Allora, ragazzi, ok, dispositivi rilevati sia il Google Home nella parte alta e sia il Google Chromecast. Allora, io direi di partire dal Google Home. Quindi facciamo sì il Google Home, poi dopo andiamo a configurare il Chromecast, perché voglio proprio sentire il Google Home come va. Allora, vediamo un attimino. Intanto voglio vedere, sì, perché l'hotspot intanto qua è attiva. Sì, si è già connesso, perfetto. Sì, abbiamo sentito il suono, accetto. E mettiamo come, sì, ingresso, tanto per, anche perché poi saranno comunque ripristinati quando scenderò a Napoli. Allora, ok, facciamo così. Connessione alla rete wifi in corso. Voglio un attimino vedere su quale rete. Ok, allora intanto voglio fare una cosina, vado a eliminare la rete. Ok, la rete aziendale, altrimenti troverò problemi. Ok, intanto il Google Home si è già connesso, facciamo avanti e partiamo con la configurazione vocale, sperando che l'attesa non sia troppo lunga, altrimenti impiegheremo del tempo. Ok, intanto vedo che è partito. Configurazione iniziale di Google. Ok, facciamo accetto e facciamo riconoscere la nostra voce al Google Home. Accetto. Facciamo salta l'indirizzo per questo momento. Facciamo non ora, voglio solo. Ok, no, non colleghiamo Netflix. Perfetto, perfetto. Continua. Vediamo un Ciao, attimino. sono il tuo assistente Google e sono qui per aiutarti. Per scoprire alcune delle cose che puoi fare, prosegui nell'app Google Ok, facciamo altro. Termina configurazione. Vediamo un attimino cosa riusciamo a fare. Ok, Google. Come mi chiamo? Home. Hai detto che ti chiami Mitico. Vedi, vedi, vedi che chi comanda qui lo sa bene. Allora, ragazzi, al di là di questa cosa, andiamo avanti. Allora, vediamo un attimino se mi riconosce. Ok, Google, che dispositivo uso? Utilizzi LG Nexus 5X. Bravo, ottimo. Allora, ok, il Google Home è stato configurato, però voglio vedere un'altra cosa. Ok, Google, che tempo farà domani a Garbagnate Milanese? A Garbagnate Milanese domani pioverà con una massima di 8 gradi e una minima di 7.
Bene ragazzi, beh, precisissimo davvero. Quindi intanto Google Home ci è configurato, ma andiamo già a configurare il Chromecast, vediamo come va. Configura, facciamo sì. Intanto vedo che è già partito. Allora proviamo un attimino a dialogare con Google. Ok Google, come ti senti? Tutto bene, come posso aiutarti? Va bene così. Vediamo, mettiamo anche questa in ingresso, perfetto. Colleghiamo sempre all'hotspot del mio Nexus. Come potete vedere già sta andando in configurazione. Mi dico Snake Hotspot, che voglio ricordarvi che il mio Nexus, detto tre volte, sbaglio, sì. Tutto a posto, vediamo un attimo, andiamo avanti. Allora ragazzi, credetemi, quando faccio questi tipi di configurazione e tutto riesce alla perfezione, beh, non posso far altro che essere davvero molto molto contento. Allora, per il momento facciamo, non ora perché poi dovrei collegare Netflix e questa è un'operazione che faccio giù a Napoli. Allora, facciamo operazione completata, continua, perfetto, ok. Allora, ignoriamo il tutorial, ma vediamo un attimino cosa posso fare con... Ok Google, metti il volume a 75%. Bene ragazzi, veramente fantastico, fantastico davvero. Allora, partiamo un po' da YouTube ragazzi, vediamo un po' se riesco a... No, mi sa che lo devo scaricare, ok. Andiamo a scaricare intanto l'app di YouTube in modo da poterlo condividere con il nostro Chromecast, perché sul mio Note 3, dato che lo utilizzo solo per catturare l'audio dei miei video, non ho installato nessun tipo di applicazione se non il registratore vocale. Allora intanto è andato in stand by, belli anche gli sfondi. Allora sta per essere installato. Ok Google, fammi guardare un video. Ok, metto un po' di video consigliati di YouTube su ingresso 2. Black Friday è domani. Ecco, ragazzi, beh, parte tutto e chi mi parte? Mi parte Smugol. Ok, basta. Ok Google, stop video. Prende anche il comando stop video. Beh ragazzi, veramente fantastico, fantastico. Quindi direi che la configurazione termina qui. Sono riuscito a fare questa configurazione sull'hotspot mobile del mio dispositivo, altrimenti non ci sarei mai e poi mai riuscito. Allora, se anche questa fase di configurazione vi è piaciuta ragazzi, beh, non resta altro che farmi sapere la vostra qua in basso nei commenti, fatemi sapere di cosa ne pensate e soprattutto, beh, lasciate tutti i vostri like. E parte l'animazione, eccola qui, è un'animazione che vi sta a ricordare di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita e soprattutto condividere questi video con tutti i vostri amici in modo da aiutarmi a farmi crescere. Voglio ricordarvi che sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto molto attivo, là dove tutte le novità passano prima da Instagram e poi arrivano al canale YouTube. E già lo sapete, come al solito, solito appuntamento, noi ci vediamo sempre qui domenica mattina alle 11 sul mio canale YouTube. Ciao!